Ciao ragazze, benvenute o bentornate nel mio canale. Oggi sono tornata con un video e sono molto molto tranquilla perché sto per affrontare un tema che non è per niente bello in realtà. Adesso insomma vi spiego un pochino meglio. Quest'estate non sono stata per niente bene, soprattutto per chi di voi mi segue su Instagram. Vi ho detto a cuore aperto che ho avuto delle crisi di ansia. Le voglio chiamare così, chiamiamole crisi di ansia. Sono stata male per parecchi giorni consecutivi e una cosa che mi è venuta naturale, spontanea fare è stato quello di chiedere aiuto anche a voi direttamente su Instagram. So che magari può sembrare una cosa tipo cerco attenzioni, ma non lo era assolutamente. Era semplicemente un modo per sentirmi meno da sola o comunque cercavo qualcun altro che magari fosse stato nella mia condizione che mi potesse aiutare. Nel momento in cui ho esternato questa cosa, ho ricevuto tanti messaggi da parte vostra, più che altro, dove mi avete dato un milione di consigli o avete cercato consigli anche da parte mia. E quindi ho pensato di fare questo video parlandovi dell'ansia, degli attacchi di panico in generale, in modo che possa riuscire magari a far stare un pochino meglio o magari aiutare anche una singola persona a non sentirsi da sola in un momento così brutto o in uno stato così brutto. Io parto immediatamente e vorrei subito parlarvi di tantissime, un milione di cose. Non ho una scaletta ben precisa, quindi cercherò di farmi capire al meglio e di spiegarvi comunque, di raccontarvi la mia situazione. So che magari questo argomento potrebbe essere troppo delicato per alcune persone, perché il mondo è vario di tantissime persone. Io non lo faccio per le visualizzazioni assolutamente, anche perché credo che sia un argomento non proprio popolare, no? Tra i 3 milioni di argomenti su YouTube non penso che insomma l'ansia e gli attacchi di panico siano così visualizzati. Io non lo faccio per le visualizzazioni, veramente lo faccio per poter aiutare anche una singola persona, aiutare una persona che magari sta nella stessa situazione. Parto immediatamente dicendovi che quest'estate sono stata male. Sono state 2 settimane veramente intense dove sono rimasta principalmente da sola. Io credo che la causa della mia ansia fosse il fatto che ero rimasta completamente da sola. Sì, capita, magari estate le persone vanno in vacanza, io però sono rimasta totalmente isolata, non in una montagna a casa mia, ma palazzo vuoto, genitori in vacanza, via. Gli amici, insomma, ci stavano, anzi, per fortuna che c'erano loro, però ovviamente il mio cervello ha cominciato a ragionare, a macinare dei pensieri bruttissimi che non vi sto neanche qua a dire, ma principalmente erano pensieri dove il mio cervello si impanicava da solo e pensava cose del tipo: Dio, se ti succede qualcosa, chi chiami? Avevo già il numero salvato dell'ambulanza vicino a me perché avevo tutto questo stato di agitazione che non mi abbandonava, che una persona sana e con un cervello che funziona più che altro, sì, posso anche dirlo, non le fa neanche queste congetture, ma più che altro non riuscivo a calmarmi, quindi cercavo di fare di tutto. Soprattutto queste cose accadevano di notte, quindi era molto più difficile trovare qualcuno che mi dava retta alle 3 della mattina, che io ero ancora sveglia con 2 occhi aperti così a fissare il soffitto e a farmi venire la tachicardia. E comunque il mio stato principale era quello che non riuscivo a respirare completamente. Il respiro, non riuscivo a fare questa cosa semplice, non riuscivo ad andare giù. Questo stato perenne di ansia, avete presente quando dovete fare qualcosa e avete assolutamente tantissima paura, un esame, una qualsiasi cosa? Ecco, costante, da questa parte qui dello sterno fino a qua mi si bloccava il respiro ed era proprio un peso sul petto. Ho cercato di far scorrere l'acqua, di ascoltare la musica, ma era peggio perché io la musica, quando ascolto la musica, associo molto lo stato d'animo che provo a quella musica, quindi non voglio ricordare la musica come una cosa brutta. Non so se mi sono spiegata. Mi sono presa il brioschi perché una ragazza mi aveva consigliato: metti in bocca un po' di brioschi perché così distrai un pochino lo stomaco, perché poi era proprio la bocca dello stomaco che era chiusa in questa maniera e non mi riuscivo a far respirare. La prima notte che mi è accaduta questa cosa, alle 5 della mattina, alle 6 della mattina non riuscivo a respirare, vi assicuro, ho rimesso ben 4 volte perché credo che lo stomaco era talmente teso, talmente così, aggrappato, non lo so, non me lo so spiegare neanche, ma era talmente chiuso a se stesso che una certa ho rimesso.
per quanto ero nervosa. Sì, Sara, calmati, Sara, non ci pensare, Sara, ma vedrai che poi passa. Grazie, queste erano le cose che mi sono state dette, ma se fosse stato così facile, avrei chiesto aiuto? Avrei detto ho un problema? No, lo so da sola che sì, queste cose passano, sì, non ci pensare, ok. Non ci penso, effettivamente è proprio quello il problema principale, il pensarci troppo, nel senso che comunque tu ti ritrovi a pensare che le cose, oddio se ti senti male, oddio che cosa succede, e quindi il cervello a un certo punto entra in un loop talmente chiuso che è proprio difficile uscire da quella cosa. Questa era la sensazione più lieve che ho avuto e vi assicuro che mi accadeva principalmente di notte, ma anche di giorno stavo con questo senso di ansia perenne, proprio fisso. Anche di giorno, anche quando c'erano altre persone, avevo sempre questa piccola apnea, che la chiamo così, dentro di me che non mi riuscivo a far stare serena. E ve lo posso dire perché adesso io sono tranquilla, sono serena, sto bene. Certo, a pensarci un po' mi riviene un po' questa sensazione, però vi posso dire che da esterna, in questo momento, avrei quasi fatica a riconoscere che un'altra persona sta in questa maniera. Anche questa è una cosa che forse non ha molto senso detta così. Duravano anche 2 ore e il fisico era ovviamente affaticato da questa cosa, nel senso che comunque avere una tachicardia continua, avere lo stomaco che ti si chiude in questa maniera, questo senso di pesantezza e questo senso di proprio un peso sul petto. Poi ovviamente cominciava la testa, cominciava ad avere un pochino di vertigini, è tutta una questione di panico. E infatti è qui che volevo arrivare. Crisi di panico. Io ne soffro da quando ho la tenera età di 18 anni. So, ho sentito di persone che lo hanno avuto anche molto prima. Io purtroppo, anzi, cioè fortunatamente perché fino a 18 anni ho vissuto molto spensierata, a 18 anni è accaduta una cosa terribile. Ho vissuto la morte di una persona molto vicina a me, che non era un parente, ma era una ragazza che aveva qualche anno più di me. Da quel momento ho cominciato a pensare alla morte in una maniera un po' troppo ossessiva. Sappiamo tutti che prima o poi, insomma, ci toccherà anche a noi, però da quel momento ho avuto la certezza che io non ero invincibile, che io potevo, anch'io potevo sparire da un giorno all'altro e morire in una maniera che magari così, cioè se ne va. Ho avuto la coscienza dell'adulto, diciamo, della persona che quando si è piccoli, quando si è giovani, non si ha questa concezione della vita e della morte, nel senso, non si ha questa concezione che la morte può arrivare da qualsiasi momento. Da quel momento in poi ho avuto la percezione che la mia vita poteva finire come quella di qualsiasi altra, e la notte cominciavo a non dormire più, a pensare a queste cose terribili che veramente non voglio neanche dirvele perché magari ve le attacco, vi faccio pensare anche a voi a queste cose. E all'inizio vi assicuro che non sapevo neanche da definirla questa sensazione. Sapevo che pensavo a questa cosa, entravo in loop, mi veniva la tachicardia, sudavo freddo e mi agitavo. E quando io mi agito non riesco proprio a stare seduta, non riesco a respiro male. Quindi avevo i miei primi attacchi di panico, ma sinceramente non avevo un'idea che fosse quello. Avevo 18 anni nel 2005, sì, questa cosa è iniziata nel 2006, credo, sì, intorno al 2006. All'inizio avevo fatto tipo dei controlli dal dottore, ero andata a fare tipo dei controlli al cuore, perché pensavo che era tutto dipeso da quello, perché mi prendeva questa tachicardia e soprattutto perché nessun dottore mi ha mai ascoltato veramente, perché alla fine dopo qualche anno ho detto cacchio, questi sono attacchi di panico. Successivamente poi dopo questo pensiero un po' è calato, però ovviamente come nella vita di tutte le altre persone, tutte le persone, a meno che insomma non hai una tenera età ancora adesso, però credo che tutti abbiamo problemi, tutti abbiamo qualcosa di irrisolto, tutti abbiamo qualcosa che non va nella vita. Dobbiamo ammetterlo, anche la persona più felice di questa terra, anche tutte le fashion blogger più ricche, hanno tutte qualcosa di irrisolto. Purtroppo è un fardello che secondo me portiamo veramente, almeno quasi tutti. Io spero tanto che voi non l'abbiate perché è veramente una cosa brutta, però quando succedono delle cose nella vita che vanno male, che non vanno come vorremmo, o che sbagliamo, oppure che ci vengono fatte, o che perdiamo, creano un peso su di noi, assolutamente. E io ho tante cose irrisolte, io ho tanti problemi che magari non ve ne parlerò mai, però
come tutti quanti, anch'io ho i miei scheletri nell'armadio e queste cose mi fanno stare male. Nel 2012 ho avuto un brutto incidente. Uno dei tanti, perché io sono abbastanza sfigata in macchina, però questo è stato il più brutto, ovvero sono rimasta intrappolata sotto un albero, perché un albero di una bella portata mi è caduto addosso mentre ero in macchina. Da quel momento ho cominciato ad avere brutti attacchi di panico, dipesi dalla claustrofobia. Purtroppo sono diventata anche un po' claustrofobica, non lo sono del tutto, perché per fortuna riesco a combatterla, riesco a combattere questi attacchi di panico che all'inizio non sapevo che erano, poi li riconosci, poi li capisci e poi quasi li ignori, se non che se è talmente tanto grande il disagio è possibile che queste cose cambino forma. E io credo che quest'anno con questi attacchi di ansia, perché io ho avuto solo attacchi di panico con grosse tachicardie, e no, uno l'ho avuto quest'anno molto brutto, ma ve lo racconto fra pochissimo. Però insomma ho avuto sempre attacchi di panico che potevo controllare, tipo agitazione o forte respirazione, insomma è proprio è come se corri ma stai ferma, in poche parole, perché quella è la sensazione. Li ho saputi riconoscere, ma credo che quando hai un problema talmente forte la tua mente, il tuo corpo cerca di espellerlo e cambia forma, e l'ansia di quest'anno credo che sia derivata da questo, che abbia un pochino cambiato forma. E quando cambia forma magari all'inizio non riesci a riconoscerlo. Un brutto attacco di panico, brutto, che mi ha portato anche dallo psicologo, però non ho continuato questa strada con lo psicologo, anche se forse dovrei farlo, è stato una mattina. Io ho avuto un piccolo problemino al cuore, che si è risolto poi alla fine un po' da solo, diciamo la verità. Ho avuto una pericardite. La pericardite è un'infiammazione del pericardio. Non sto qua a farvi una cosa medica perché non sarei neanche capace di farlo. E questa pericardite però mi ha portato alla paura di riaverla, perché praticamente il pericardio è la membrana che ricopre il cuore e si infiamma un po' e si ingrossa, quindi potrebbe portare a faticamento, però alla fine questa cosa si è assorbita da sola con del tempo. L'ho tenuta sotto controllo ed ogni anno vado a fare una ecografia. Mi pare che fosse marzo comunque, mi sono svegliata con la tachicardia, però una tachicardia strana, ho sentito il battito del cuore un po' strano. Non era niente, ma nella mia testa ho pensato: oddio, ho il cuore affaticato. Mi è cominciata a girare fortissimamente la testa. Mi sono alzata e sono andata in cucina. È stata la cosa forse peggiore che potessi fare, perché ovviamente quando ti alzi e stai sdraiato e ti alzi magari di botto, ti gira ancora di più la testa. Sono arrivata in cucina, per fortuna c'erano i miei genitori. Sono arrivata in cucina e avevo una pressione bassissima. Ragazzi, avevo talmente la pressione bassa che non riuscivo più a vedere. E la cosa brutta è stata che vedevo bianco davanti a me. Non vedevo nero, come se stavo svenendo. Stavo vedendo come era troppo illuminato. Per fortuna era inverno, hanno aperto le finestre, l'aria mi ha fatto riprendere e non sono svenuta, però stavo malissimo. Forse è stato il collasso più brutto che ho avuto. Io poi mi sono capitati vari episodi del genere, ma io non svengo mai. Cioè, nel senso, non sono mai svenuta, ma credo di non essere mai svenuta per tigna, perché io non voglio perdere mai il controllo. Può sembrare assurdo come cosa da dire, magari è solo nella mia testa. Non è clinicamente possibile una cosa del genere. Se svieni, svieni, magari, però io mi sono sentita molto spesso però per tigna e per non perdere mai il controllo mi sono anche data schiaffi da sola a volte, però questa volta non ci riuscivo, vedevo solamente bianco e ho proprio collassato male. Però poi mi sono ripresa. Da quella cosa la dottoressa, quando mi ha visto, mi ha detto: tu non devi andare a fare un controllo al cuore, tu devi andare da uno psicologo, perché non è la prima volta che ti capita, ti impanichi, vai dallo psicologo. La psicologa, ho fatto questo colloquio conoscitivo, mi è anche piaciuto, devo essere sincera, però in quel periodo ero troppo forte, in quel periodo ero veramente padrona di me stessa. E quando sei troppo sicuro di te stesso, quando sei troppo sborone in qualche senso, non riconosci di avere bisogno di aiuto. E quindi io sapevo tutto, sapevo da dove derivavano le mie paure, so da dove derivano le mie paure, le mie ansie, quindi sto cercando di combatterle da sole, ma ho un po' la presunzione di sapere cose che in verità magari dovrei affidarmi a una persona più esperta. Quindi questo consiglio anche a voi, lo consiglio anche a me stessa, semplicemente quello di non credersi già psicologi. Io purtroppo sono una persona molto introspettiva, forse anche troppo, estremamente sensibile, soffro di queste cose, lo ammetto,
e penso che ammetterlo è già un grande passo in avanti. E sono arrivata al punto quest'estate di chiedere aiuto a qualcuno che magari mi potesse veramente professionalmente aiutare. Adesso sto meglio, devo essere sincera. Quindi ho un po' accantonato la cosa di chiedere aiuto allo psicologo, perché credo che queste malattie tipo la depressione, io non sono depressa assolutamente, è una malattia che non voglio neanche nominare, però le definisco un po' le malattie per ricchi, perché sono quelle malattie che sì, ce l'hai, però solamente se riesci ad andare da uno psicologo pagandolo a peso d'oro magari ne esci. E io sinceramente in questo momento anche questo è un motivo di ansia, il fatto che non c'è lavoro, il fatto che sto cercando lavoro ma sono ancora insomma precaria, e questo non mi porta ad una sicurezza economica che vorrei tantissimo, la desidererei tantissimo. L'unica cosa, l'unica forza che ho io è quella che so, sono consapevole di tutto, veramente di tutto, non ci sono cose nascoste. Quindi adesso voglio rigirarvi la cosa e dirvi che non siete soli, sole, dovete trovare qualcuno che vi aiuta. E io ovviamente non posso aiutare tutti quanti quelli che mi scriveranno, ma sfogate questa cosa, tiratela fuori, scrivetela, raccontatela, fate un video e magari guardatelo solamente voi, ma fatelo, tirate fuori tutto quello che avete, piangete, se piangete anche ci si sfoga tantissimo. Se avete queste sensazioni di ansia, io ho scaricato delle applicazioni che mi aiutano a respirare, che mi aiutano un pochino a fare un po' di meditazione, tra virgolette. Non sono per niente una santona, ma ci sono cose che magari, tipo musiche, suoni particolari che possono rilassarvi. Sono tantissime cose, ci sta lo sport, sì, tanti di voi mi hanno detto fai sport, è vero, ma lo sport è un prevenire l'ansia, no? Perché tu scarichi tutto quello che hai e lo butti fuori attraverso l'attività fisica. Grazie, va bene. Il mio problema era quando ce l'avevo. Io quando ho l'ansia devo avere una soluzione che non è lo sport, perché ho una tachicardia che mi si porta via, a volte non mi ci faceva neanche tipo stare in piedi. Se io mi buttavo sul divano che stavo male, non riuscivo poi a stare in piedi. Dal giramento di testa, dalla tachicardia che avevo, dall'agitazione che c'avevo. Quindi non è che mi posso mettere a fare le flessioni in quel momento. Quindi cercavo più che altro soluzioni immediate. La soluzione immediata è quella che passa. Dovete parlare con voi stesse. Io l'ho fatto moltissimo. Parlate con voi stesse, dovete dire al vostro cervello che va tutto bene, che è tutto nella vostra testa, che non vi dovete preoccupare, che se era veramente qualcosa di grave, probabilmente eravate già morte. Non aiuta per niente, però invece a me aiutava parecchio. Mi guardavo allo specchio. Quando mi guardo allo specchio ho più percezione di me, capisco quello che sta accadendo, perché spesso quello che ho dentro non è riflesso fuori. Fuori vedo che sto normale, invece dentro sto avendo chissà quale pensiero brutto. Chiamare qualcuno che magari io ho chiamato Chiara. Chiara, la mia amica Chiara, una volta in una notte bruttissima, mi è presa alle 2 di notte, l'ho chiamata, è stata con me al telefono fino alle 4 della mattina a parlare, e non mi passava, ragazzi, non mi passava, al che lei ha preso la macchina, mi è venuta a prendere sotto casa e abbiamo fatto un giro in macchina, siamo state fino alle 7 di mattina a parlare. E per me è stata un angelo quella notte, e vi assicuro che mi ha aiutato perché ero stravolta, però ce l'avevo comunque. Sono tornata a casa da sola e comunque non mi è passata, sono riuscita a dormire un'oretta dopo. E ovviamente tutto questo è sballato, quindi la dottoressa, sono andata anche dalla dottoressa normale, mi ha dato delle pasticche per dormire che sono naturali, sono di melatonina e selenio, mi pare del dottor Pierpaoli. È melatonina, quindi è roba naturale, mi aiutano molto, le sto prendendo anche adesso perché devo dormire, ho capito che la condizione di non dormire crea ansia, e quindi mi aiuto con queste cose. Mi ha dato anche del biancospino in gocce, che però tendo un po' a non prendere ultimamente perché vi dico sto bene, però mi hanno detto di prenderle lo stesso. Non vorrei, capito, calmarmi più di troppo, perché insomma io già sono un po' pigra, mettimi pure una cosa che mi stordisce, non mi stordisce, però mi calma troppo, io non combino più niente nella mia vita e questa cosa un po' mi preoccupa. Quindi ragazze, parlatene, esternatelo. Trovate qualcuno che sta nella vostra stessa condizione per magari confrontarvi. Se avete questi sensi di disagio, di ansia, veramente mettetevi un brioche. Avete presente quelle cosine bianche per digerire in bocca? Perché attualmente passa. A me faceva rilassare anche molto lo scorrere dell'acqua. Aprivo il rubinetto e sentivo l'acqua che scorreva. Però ci sono tante applicazioni che hanno suoni
bianchi, suoni rilassanti come lo scorrere dell'acqua, il temporale, le cose. Trovate il vostro. Mi hanno detto anche che lo yoga aiuta, io ancora non l'ho provato, quindi non posso consigliarvelo. Sport, ovviamente, anche quello non posso consigliarvelo, ma magari quello anche scarica tutto quanto. E poi, se proprio avete un fardello grosso nella vostra vita, pensate ad avere un aiuto, un supporto psicologico. Se non avete i soldi per poter affrontare una spesa del genere, perché è una cosa lunga, ci sono delle strutture veramente che, se dopo una prima visita, se vedono che veramente avete bisogno, vi danno una mano. Adesso vi chiedo una cosa: nei commenti qua sotto, visto che comunque è un social ma è anche una community, e io so che voi mi ascoltate in questo senso, io so che ci siete, se vi è capitata una cosa analoga, scrivetela qua sotto, scriveteci la vostra storia, perché secondo me aiuta tanto sentire o leggere il percorso di un'altra persona che magari ne è uscita da questi stati di ansia, ci convive, come ha fatto a uscirne, come riesce a gestire tutti i giorni queste cose. Se ce l'avete, se non ce l'avete, beate voi. Siete le persone più fortunate del mondo. Io spero davvero di esservi stata utile. Fatemi sapere se sono stata utile, perché questo mi farebbe molto bene. Vivete, vivete tante cose belle, fate ciò che amate. State con chi amate, perché è la cosa forse più importante di tutte, finché potete, finché ci saranno. E ricordatevi che non esistono solo cose brutte, ci sta tanto, tanta roba bella, veramente. Quindi, detto questo, ragazze, io mi mando un mega bacio enorme, anche un fortissimo abbraccio se state in questa condizione. Non siete sole. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!